Le criticità del sistema sanitario nazionale sono di vario tipo, sono un sottofinanziamento che deve essere calcolato in base al rapporto dei fondi dati al sistema sanitario nazionale col prodotto nazionale lordo, col PIL, e percentuale che è estremamente bassa, che rimane sempre costante al 6%, a volte con forse lieve tendenza al ribasso, ma che invece sarebbe importante aumentare a qualcosa dell'ordine dell'8%, perché quello che succede è che le tecnologie moderne diventano sempre più costose e diventa sempre più necessario usare apparecchiature costose come risonanze magnetiche. Le file per fare questi tipi di analisi negli ospedali sta diventando enorme e non possiamo semplicemente spostare qualche cosa dalla sanità pubblica alla sanità privata. Servono investimenti, servono nuovi medici, bisogna anche diminuire il carico di lavoro per i medici che in molti casi, come il pronto soccorso isolante, i medici di famiglia possono fare poco più di lavoro burocratico, di passacarte, proprio perché hanno un numero eccessivo di pazienti. Quindi è chiaro che quello che noi dobbiamo cambiare è fare dei cambiamenti strutturali. Certamente possiamo anche pensare a un maggiore uso della telemedicina per ridurre il peso dei medici di famiglia. Però il maggior uso della telemedicina significa che poi organizzare la telemedicina, organizzare gli strumenti in cui i medici possono in caso visitare, vedere il paziente. Per esempio durante il Covid abbiamo visto che gli strumenti per vedere la saturazione dell'ossigeno sono fondamentali, ma costavano poco, ma se uno se li aveva comprati a conto suo. Quindi sono tantissime cose che possono essere fatte e che poi bisogna semplicemente rimboccarsi le maniche per farle, perché c'è solo il problema della scelta. Il One Health è fondamentale, l'idea che non possiamo separare la salute dell'uomo dalla salute del mondo agricolo, la salute degli animali coltivati e dalla salute degli animali selvatici pure, perché i virus e i microbi passano tranquillamente dal mondo selvatico al mondo coltivato, e poi la salute del pianeta, dell'ambiente, dell'inquinamento, della temperatura sono tutte cose che sono estremamente collegate, e noi siamo in un mondo globale in cui quello che succede nei mercati dell'umido, nei mercati selvatico in Cina, ha effetti fondamentali su di noi. Noi viviamo nell'ambiente, ci sono una quantità enorme di malattie che sono causate da problemi ambientali, e quindi dobbiamo veramente prenderci cura dell'ambiente. La cura è fondamentale per quanto riguarda la nostra bella Costituzione, perché nella nostra bella Costituzione c'è scritto che i cittadini hanno diritto alla salute, hanno diritto all'eguaglianza, e se non ci si prende cura in maniera attiva della loro salute, non ci si prende cura di garantire il diritto all'eguaglianza, questi bei principi che sono scritti nella nostra Costituzione rimangono lettera morta.